Si apre con la pagina della cronaca questa nostra nuova edizione, una tragedia della strada avvenuta questa notte quando da poco erano passate le due. Un uomo di 58 anni era al volante del furgone che stava guidando, ha perso il controllo dello stesso, il mezzo si è capovolto e la vittima ha riportato inizialmente gravi ferite, è stata trasportata all'ospedale ma è deceduta. Era uno stretto collaboratore del settore giovanile dell'Arezzo Calcio. L'uomo si chiamava Mirko Poggini. Cambiamo adesso argomento per parlare del sottosegretario generale delle Nazioni Unite Miguel Ángel Moratinos, che è stato ricevuto nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo dal sindaco Alessandro Ghinelli in occasione della sua partecipazione allo Utopic Fest 2023. Moratinos ha detto: in questa città, a Rondine nello specifico, si respira aria di pace. Ed infine la giostra del Saracino con la consegna della Lancia d'Oro che avverrà sul palchetto dell'Araldo. Dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa è la decisione emersa, sarà dunque il luogo nel quale il sindaco consegnerà la Lancia d'Oro nelle mani del rettore del quartiere che avrà vinto la giostra del Saracino. E nel frattempo è stata presentata anche la lancia dedicata a Luca Signorelli. È tutto, per continuare a rimanere informati seguite Teletruria.